E rieccoci nuovamente insieme, cari amici, con Vangelo Giovane. Caro Don Nazareno, benvenuto, ben trovato. Ben ritrovato anche a te, Francesco. Benvenuti agli amici che sono già, so che sono, insomma, erano in attesa, ecco, perché hanno anche scritto su Vangelo Giovane Facebook. Tra poco poi, ecco, inizieremo anche con i messaggi, quindi. Ebbene, li vediamo già. 380 24 18 311. E il tema di quest'oggi, facendo sempre riferimento a questo piccolo libricino che abbiamo utilizzato già la scorsa volta, secondo comandamento, non nominare il nome di Dio invano. Questa sorta di raccolta che fece, credo l'anno scorso, Famiglia Sì, Cristiana. verso la fine dell'anno. E comunque sono in vendita ancora, Sono in comunque, vendita, questi libri. quindi ecco, soprattutto per sfogliare un po' i diversi comandamenti con questa edizione curata da Ansel Grün, il monaco dell'abbazia benedettina, che non riesco ad esprimere, non riesco a leggere il nome in tedesco, Don Nazareno, in tedesca. Poi se vuoi, Un'abbazia benedettina tedesca, se però. vuoi provare tu. Beh, intanto, ecco, io pubblicizzo questi libricini della San Paolo Editrice, li potete trovare anche nelle migliori Anche librerie nella cattoliche, nostra anche qui qui. a San Giovanni Rotondo, su Viale Cappuccini, libreria dei Frati, che è proprio a fianco alla sede della di Teleradio Padre Pio. Quindi, ecco, se venite da queste parti, troverete insieme la carta stampata e anche i video qui, insomma. E Anselm Grün è un benedettino, sì, di un'abbazia che non ricordo neanche io. Io non me lo ricordo di dov'è, comunque sicuramente in No, c'è Germania. scritto sulla copertina, Allora, se. vediamo sulla copertina. Eccolo lì. Monaco di Münster Schwarzach, Ah, Germania. benissimo. E Anselm Grün ha curato questa collana divulgativa in cui appunto, che stiamo analizzando. Quindi oggi parleremo di questo non nominare il nome di Dio invano, che se per alcuni è solo una questione di parole, di bocca, vedremo come nella Sacra Scrittura, non è solo una questione di parole, non è solo quello che si dice, nel senso quindi il nominare non sta solo al dire, ma è proprio uno stile di vita diverso che deve tenere presente l'importanza, la grandezza, l'onore di Dio. È proprio di 10 parole, ha parlato il Papa il 17 gennaio del 2010. Ci siamo anche con le date, proprio 2 anni fa, nella sinagoga a Roma, in questo importante storico, incontro. E vogliamo ascoltare questo piccolo passaggio del Santo Padre. Le 10 parole gettano luce sul bene e il male, sul vero e il falso, sul giusto e l'ingiusto, anche secondo i criteri della coscienza retta di ogni persona umana. Gesù stesso lo ha ripetuto più volte, sottolineando che è necessario un impegno operoso sulla via dei comandamenti. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. In questa prospettiva sono vari i campi di collaborazione e di testimonianza. Vorrei ricordarne 3 particolarmente importanti per il nostro tempo. Le 10 parole chiedono di riconoscere l'unico Signore contro la tentazione di costruirsi altri idoli, di farsi vitelli d'oro. Nel nostro mondo molti non conoscono Dio o lo ritengono superfluo senza rilevanza per la vita. Sono stati fabbricati così altri i nuovi dei a cui l'uomo si inchina. Risvegliare nella nostra società l'apertura a dimensione trascendente, testimoniare l'unico Dio è un servizio prezioso che ebrei e cristiani possono e devono offrire assieme. Le 10 parole chiedono il rispetto, la protezione della vita contro ogni ingiustizia e sopruso, riconoscendo il valore di ogni persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. Quante volte in ogni parte della terra, vicina e lontana, vengono ancora cancellati
calpestati la dignità, la libertà, i diritti dell'essere umano. Ebbene, era il Santo Padre in quel 17 gennaio del 2010, in questo incontro, quando ha parlato delle 10 parole, dei 10 comandamenti. E noi di questo stiamo parlando ormai da un paio di settimane, lo facciamo attraverso i vostri sms, 380 24 18 311, oppure potete postare i vostri messaggi, così come stanno facendo già dei nostri amici sulla bacheca di Facebook Vangelo Giovane, ovvero facebook.com/Vangelo Giovane. E poi potete anche chiamarci in diretta, le vostre osservazioni, i vostri quesiti, 0882 41 83 80. Tra l'altro c'è già qualcuno che ti fa una domanda proprio su Facebook, se non sbaglio, don Nazareno. Adesso vediamo un po'. Allora, se intanto Roberto dalla regia può lasciare in sovrimpressione il nostro numero di sms. Sì, il numero sms, perché adesso poi provocheremo un po' e quindi siate pronti, ma se avete internet è più facile, anche meno costoso. Allora, Vincenzo scrive: quante volte non nominare il nome di Dio in vano? Quante volte si abusa del nome di Dio con un uso sconveniente, del nome di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine Maria e di tutti i santi? Quante volte? Povero Gesù, quante bestemmie quotidiane sono all'ordine del giorno in ogni ambiente? Ecco la domanda. Don Nazareno, io che ascolto costoro, cosa devo fare? Non posso seguire in diretta il programma, ma lo farà in replica, quindi va bene. Ti salutiamo, anche se vedrai, a qualunque ora tu vedrai questo programma, ecco, sappi che ti salutiamo, Vincenzo. Allora, che cosa fare? Su questo io chiederei a questo punto gli sms, che cosa fare quando noi sentiamo il nome di Dio, il nome dei santi è trattato male. Io vorrei provocare in questo senso, perché se rispondiamo noi e abbiamo trovato la soluzione, la frittata è fatta. Invece è bello proprio provare a rispondere. Quindi la domanda può essere questa, Francesco. Quindi che cosa fare quando noi ascoltiamo bestemmie, quando ci troviamo con persone che hanno un uso improprio del nome di Dio? Ecco, per rimanere anche in tema, non nominare il nome di Dio in vano. Io lancio questa provocazione, poi ci sono anche altri messaggi. Lascio 380 24 18 311. Intanto mentre tu leggevi e mentre tu provocavi, ho sentito il cicalino del tuo computer. E allora proviamo a vedere, proviamo a vederli subito questi messaggi, mentre poi lasciamo un attimo in sospeso il messaggio di Maurizio che scrive sul Vangelo Giovane. Allora, è un messaggio lungo, dice così. Allora, se la passione del perdono diventasse un fuoco bruciante, in te accenderesti una scintilla, la scintilla di una comunione con la sorella in Cristo che soffre tanto nella solitudine. E non c'è nessuno che le dia un po' di serenità, sorriso e comprensione. Suorgina da Crotone e Ordo Virginum Diocesano. Beh, diciamo che Suorgina, ecco, ci manda spesso queste frasi così. Parla appunto di questo, di aiutare evidentemente una sorella che soffre in Cristo. Ecco, va bene, in questo senso ci impegneremo anche noi ad aiutarla con la nostra preghiera. Allora vado subito al messaggio di Maurizio, così anche voi che non avete internet davanti potete così corrispondere, condividere. Lasciamo sempre lo spazio ai messaggi, quindi che cosa fare nel caso appunto di persone che vicino a noi bestemmiano. Maurizio dice questo: che tristezza quando sento bestemmiare senza motivo e con superficialità. Che amarezza quando sento tanti giovani, e purtroppo tanti giovanissimi, offendere Dio e il cielo con tanta leggerezza. Mi chiedo, ma come si fa? Abbiamo rispetto per tutto e per tutte quelle cose assurde che vediamo in TV, e poi malediciamo chi ci ha messi al mondo. Un saluto e preghiamo per chi offende Dio. In un certo qual modo anche Maurizio ci dà una provocazione, ecco, come dobbiamo fare anche nei confronti dei giovani. Però a questo punto, Francesco, io vorrei insomma distinguere un po' la bestemmia dalla imprecazione, perché c'è tanta confusione e qualche volta noi confessori vengono le persone a dire: ho bestemmiato. Noi non chiediamo mai, è raro trovare confessori che vanno a indagare, però qualche volta io l'ho fatto, ho detto: senti, ma in che senso hai bestemmiato? E mi sono reso conto che magari era un momento di ira, uno scatto di impazienza.
Per capire bene la differenza tra imprecazione e bestemmia, andiamo a un fatto recente. Andiamo all'affondamento della nave Concordia e a quello che il comandante di terra, mi sembra che si chiamasse De Falco, diceva al comandante di bordo. A un certo punto ha fatto un'imprecazione, ha usato anche forse il nome di Dio, però in questo senso non l'ha usato invano, perché una piccola imprecazione in un momento di concitamento, di ansia, anche di fretta imposta dalle situazioni, quella non è una bestemmia. Quindi quando una persona, ecco, in una situazione così, ecco, dice anche il nome di Maria, dice «Oh Gesù», ecco, in quel senso non è una bestemmia, perché è una implorazione quasi. O anche se esce qualche parola, diciamo che tutto sommato noi non usiamo nel gergo classico nella parola, però ecco, può venire, non so, a un genitore, per esempio, che ha un momento di rabbia con un figlio che sta vivendo una situazione, e può anche dire una parola, diciamo, che noi diremmo è una parolaccia, ma poi alla fine, ecco, diventa un'imprecazione. Quindi le imprecazioni, queste implorazioni, imprecazioni, ecco, lasciamole da una parte. Non è questa la bestemmia. La bestemmia è diversa, perché la bestemmia è l'uso spropositato del nome di Dio, è l'uso spropositato del nome di Dio per andare contro Dio e vedere anche nelle situazioni difficili, quando noi volessimo vedere nelle situazioni difficili la presenza o l'assenza di Dio, e usiamo il nome di Dio. Per esempio, iniziamo a inveire contro Dio per un accidente, non so, per una situazione negativa, per un momento di pericolo. Iniziamo a parlare male di Dio perché Dio non ci sta aiutando. Ecco, quella può essere una bestemmia. Ma ancora di più, non nominare il nome di Dio invano è molto più ampio, perché nella Sacra Scrittura non è soltanto una questione di nome da dire. La Sacra Scrittura è molto più ampia. Il Deuteronomio dice di non costruirsi delle immagini di Dio, perché anche il farsi un'immagine di Dio è considerato bestemmia. Il costruirsi un'immagine di Dio, che per alcuni cristiani poi alla fine del Medioevo, quindi nell'età moderna, è coinciso poi con l'epoca, con la cosiddetta iconoclastia, quando appunto per realizzare e mettere in pratica la Bibbia pedissequamente si è gettato a mare, tra virgolette, permettetemi l'eufemismo, ogni sorta di quadro, di immagine di Dio. Ecco, no, non costruirsi un'immagine di Dio significa non devi fare un'immagine di Dio, non solo quindi come disegno, ma soprattutto costruirti un'immagine di Dio diversa da quella che Dio è. Per esempio, perché questo è quello che gli esegeti stanno dicendo, cioè se all'inizio la pedagogia era non farti l'immagine di Dio, cioè non dire che Dio è simile a un vitello d'oro, per fare un esempio, oggi non costruirsi un'immagine di Dio significa non far diventare Dio quello che non è. Per esempio, quando ai bambini si pone Dio come uno spauracchio, guarda che Dio ti vede, stai attento, Dio ti punisce, Dio ti mette il fuoco in bocca, ho sentito dire che si usa dire tante volte in dialetto da queste parti, bene, quella è una bestemmia, perché è creare un'immagine falsa di Dio. Siete d'accordo? Ecco, mandate i vostri messaggi, oppure telefonate. Oppure chiamateci, 0882 41 83 80, grazie Roberto dalla regia, oppure il nostro numero di SMS, che tra l'altro già ascoltavo il cicalino del tuo computer. Sì, arrivano. 380 24 18 311. Io tra l'altro leggevo sul Catechismo della Chiesa Cattolica, secondo comandamento, tra le diverse indicazioni, ecco, sulle imprecazioni, in cui viene inserito il nome di Dio senza intenzione di bestemmia, sono una mancanza di rispetto verso il Signore. Il secondo comandamento proibisce anche l'uso magico del nome divino. Assolutamente. Il nome di Dio è grande laddove lo si pronuncia con il rispetto dovuto alla sua grandezza, alla sua maestà. Il nome di Dio è santo laddove lo si nomina con venerazione e con il timore. Col timore di offenderlo. Sì, è giusto che sia così, insomma, cioè voglio dire, usare il nome di Dio. Però attenzione, io volevo dire anche a Maurizio, cioè quando Maurizio dice, scrive su Facebook, scrive tra l'altro su Facebook anche altri messaggi sono arrivati. Bene, adesso li aggiorniamo. Allora, quando Maurizio scrive mi chiedo come si fa, no Maurizio, non è un problema del come si fa, perché guarda, si fa di tutto di più, cioè non è un problema del come si fa, cioè qui non andiamo, insomma, non entriamo nella sfera del sentimento, come si fa, ma non è possibile, ma il nome di Dio, cioè non entriamo nella sfera dei sentimenti, perché cavalcheremo un puritanesimo che non ci appartiene. Non è sulla sfera sentimentale, ma è sulla sfera razionale che va preso questo secondo comandamento, cioè
è ragionevole non nominare il nome di Dio invano, nel senso di non usare il nome di Dio per giustificare qualunque cosa. Per esempio, giustificare una guerra nel nome di Dio è nominare il nome di Dio invano. Quando lo si è fatto, anche attraverso delle crociate che di cristiano avevano soltanto lo scudo crociato e poco magari nelle intenzioni, beh, insomma, ci sono stati pontefici che dopo hanno chiesto perdono. Perché, e quindi da intendersi in questo senso più ampio, quindi è possibile che si usi del nome di Dio anche pensando di fare del bene. Per esempio, una persona legata alla Chiesa, che magari, ecco, sempre al primo banco, eccetera, che però spettegola, ha sprombattuto appena esce fuori. Ecco, quella persona ha usato male del nome di Dio, perché praticamente si è fatta nome di Dio lei stessa. Cioè, io quando sono con Dio divento simile a Lui, sono unito a Lui quando faccio la comunione. Quindi, se dalla mia bocca poi non escono parole che esprimono davvero questa mia unità a Dio, ma scusatemi, io sono comunque contro quello stesso nome di Dio, dal dove appunto ho detto nome significa anche immagine, identità di Dio, che ho professato. Cioè, io tradisco quell'immagine di Dio. Un credente che, per esempio, faccio adesso un altro esempio, un credente che facesse un ministero in una parrocchia, per esempio, ipotizziamo, è nel coro, e non vivesse la vita di comunione, vivesse, non so, per esempio, critica sempre tutti, oppure va contro il parroco, per esempio, andandolo a denunciare anche per cose che non ha fatto, ecco, sta abusando di questo comandamento, perché non ha visto, per esempio, nel suo ministero ecclesiale, nel ministero parrocchiale o in quello episcopale, la presenza di Dio. Quando, diciamo, si parla, ecco, del ministero consacrato, bisogna fare molta attenzione, perché i ministri consacrati sono come rappresentano Dio. Si dice non è Cristo, ma rappresenta Cristo. Quindi è comunque l'immagine di Cristo. Parlare male del Papa, denunciarlo, inventare storie e comunque andare contro questo secondo comandamento. Questo è un pochino anche quello che dice Anselm Grün, che condividiamo appieno, perché bisogna veramente fare un salto in avanti rispetto a questo comandamento, perché altrimenti rimaniamo sul sentimentale, rimaniamo sull'orale, nel senso, ha usato il nome di Dio invano. Sì, va bene, ascolta, guarda, non è solo quello, perché fosse solo quello, va bene, basterebbe correggere anche degli atteggiamenti. C'è gente che impreca, sprombattuto, finché non viene educato, ecco, a evitare anche l'imprecazione. Poi abbiamo spiegato bene, c'è anche un tipo di imprecazione che è lontano dalla bestemmia, che quindi è tutt'altro davvero. Io riflettevo intanto sulle tue parole e le tue provocazioni. 380 24 18 311, il nostro numero di sms, tra l'altro sono arrivati altri. Sì, volevamo ascoltare, tu nel frattempo puoi leggerli con calma. Bene. E puoi formulare anche una risposta e allo stesso tempo anche una piccola controprovocazione. Vedo che Maurizio ha di nuovo scritto su Facebook e ci sono anche altri amici che hanno scritto. Ascoltiamo il priore della comunità di Bose, che attraverso questo video di Famiglia Cristiana TV, che vi esorto anche a visitare sul sito internet, dove ci sono piccoli video anche di Anselm Grün che parla dei 10 comandamenti. Allora, ascoltiamo questo piccolo passaggio. Nella tradizione ebraica i 10 comandamenti sono chiamati le 10 parole. Le 10 parole di Dio, parole per eccellenza rivolte all'uomo. E appunto nella tradizione ebraica la terza parola risuona non nominare il nome di Dio invano. Nella tradizione cristiana è il secondo comandamento, perché si sono accorpati gli ultimi due, ma il comandamento è lo stesso. Certamente indica il divieto di bestemmiare, il divieto di insultare il nome del Signore. Ma soprattutto questo comandamento dà un divieto chiaro a tutti gli uomini, il divieto di strumentalizzare il nome di Dio, di manipolare il nome di Dio, di servirsene per scopi magici, di servirsene per dei progetti di potere. Insomma, noi conosciamo bene l'uomo. L'uomo vuole Dio dalla sua parte, vuole il Dio con noi, e a volte in nome di Dio arriva
addirittura a compiere degli atti che contrastano la volontà di Dio. Sappiamo bene come i fondamentalismi, anche il fondamentalismo cristiano, ma oggi un fondamentalismo islamico, ricorre al nome di Dio per una guerra santa, per delle ragioni che sono di ragioni politiche. Addirittura l'aggressione e la violenza viene messa sotto il nome di Dio. Dunque il comandamento non nominare il nome di Dio invano indica innanzitutto avere il timore di Dio. Dio è tre volte santo, Dio è l'altro per eccellenza, Dio non è manipolabile, Dio non può essere posseduto, Dio non può essere strumentalizzato, il nome di Dio non può essere usato per dei fini umani, perché questo davvero darebbe a Dio un nome, un'immagine perversa, falsa. È davvero una questione di idolatria quella che è contenuta in questo comandamento, tanto vero che segue il comandamento precedente: tu non ti farai di Dio nessuna immagine, nessun simulacro, non darai a Dio un'immagine che non sia quella che Dio ha posto nel mondo, che è l'immagine dell'uomo. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Questa è l'unica immagine di Dio nel mondo. Ogni volta che l'uomo si fabbrica un'immagine di Dio, e attenzione, non solo attraverso statue e pitture, sarebbe troppo banale, ma si fabbrica immagini di Dio attraverso la teologia, attraverso la sua maniera di descrivere Dio o addirittura di celebrarlo, questo è un grave peccato, è un'idolatria. Insomma, non ti farai di Dio nessuna immagine, non nominerai il nome di Dio in vano, sono davvero sinonimi. Ci indicano il timore di Dio, questo rispetto reverenziale, che non è paura, ma che è riverenza, che è il senso che Dio è tre volte santo, che Dio è Signore, e dunque noi non possiamo strumentalizzarlo. Quante volte lo dobbiamo dire, abbiamo noi uomini questa tentazione. Ancora recentemente in Italia c'era chi voleva fare del cattolicesimo una religione civile. Sarebbe stato questo strumentalizzare il nome di Dio per fini politici, per una pace sociale o per anche finire per dare alla società una coesione che lei da sola non riesce a trovare. Ma Dio è Dio. Ciò che compiamo noi uomini è umano, dobbiamo avere questo rispetto il suo nome e mai strumentalizzare né invocare in vano il nome di Dio. Quanto alla bestemmia, chiediamoci sempre se chi bestemmia vuole offendere Dio. Chiediamoci se chi bestemmia non bestemmia l'immagine che noi credenti abbiamo dato di Dio. Chiediamoci anche se chi bestemmia in quella forma così paradossale non finisca per fare un'invocazione, un grido di rabbia che può essere agli occhi di Dio una preghiera. Ebbene, torniamo nuovamente insieme. Abbiamo ascoltato Enzo Bianchi, tra l'altro, Don Nazareno, c'è Francesco Alpino che prima della messa in onda di questo RVM ci ha postato proprio un passaggio di Enzo Bianchi che ha preso da Famiglia Cristiana. Bene. Non nominare il nome di Dio in vano, Enzo Bianchi, 10 comandamenti. Ricordiamo il nostro numero di SMS, 380 24 18 311, oppure la pagina di Vangelo Giovane, facebook.com/Vangelo Giovane. Durante queste RVM diversi sono sì, abbiamo avuto diversi messaggi che possiamo anche un po' raggruppare. Intanto, grazie a Rovigo, dice: perché di istinto si bestemmia sempre? Innanzitutto la bestemmia non è un istinto, ma è un istinto creato, costruito, voluto. C'è gente che non bestemmia mai, non ha mai bestemmiato. Poi abbiamo capito la bestemmia, in che senso. Quindi la bestemmia è usare male del nome di Dio, usare Dio per altri scopi, farsi un'immagine di Dio non solo nel senso del dipinto, perché come diceva Enzo Bianchi sarebbe troppo facile, ma far di Dio un'immagine sbagliata, falsata. Il Signore e il demonio viene raramente nominato. Io sono contrario anche a dire, non è proprio bello, insomma, usare nei propri momenti di ira il nome di Dio o andare contro il demonio, contro qualche apostolo che ha tradito, perché anche quello, poverino, insomma, voglio dire, alla fine
anche quella non è, non, è il linguaggio esprime quello che c'è dentro. Se dentro c'è marcio, il linguaggio insomma sarà sempre costruito sugli specchi di quelli che poi in base alle situazioni parlano meglio o peggio, non va bene, noi siamo le persone dell'unità interiore tra spirito e anima, per cui quello che c'è dentro è quello che viene fuori col linguaggio. Provate voi a vivere in una situazione in cui non si usa proprio bestemmiare, ma non è nemmeno concepibile, perché significa davvero non essere credenti. Chi bestemmia è fuori dal credo. Salutiamo Rossella che deve partorire il piccolo Francesco Pio in bocca al lupo. Forse la conosciamo Rossella, Francesco Pio, non so se... Rossella, no. Non lo so. Va bene, non ci lo so. Scrive da dove forse... Il nome Francesco Pio qui è molto diffuso, qui a San Giovanni Rotondo. Sandra, sicuramente per il nostro San Pio. Sì, certo. Sandra da Livorno dice che il suo parroco dice che chi bestemmia ogni volta, che si bestemmia ogni volta che si fa un peccato, ecco, sono... Ogni volta che non ci comportiamo come Gesù è una bestemmia. E poi ancora, ecco, un'altra domanda sulle esclamazioni. Oh Dio, cosa hai fatto? Benedetto Dio, per Dio, mio Dio. È simile, anche se non sono bestemmie, offendo il nome di Dio, Gesù, la Madonna? No, assolutamente no, perché l'idea, l'intento che c'è dietro non è quello dell'offesa. È stato detto bene anche da Enzo Bianchi, nel senso che su questo va fatto un giusto discernimento. Dire oddio, ecco, è un modo differente di sorprendersi. Benedetto Dio, io dico sempre che quando uno ecco, fa queste esclamazioni, tutto sommato sono normali nella propria persona, ecco, può essere un modo poi per ritrovare il senso della preghiera, perché se uno dice oh mio Dio, oh Madonna bella, ecco, allora è il modo anche per, sono piccole giaculatorie che noi inseriamo così nelle nostre esclamazioni, che ci sono state un po' inculcate in senso positivo. Perché l'italiano bestemmia tanto contro la Madonna? Perché non crede, perché è lontano da Dio, perché la Madonna è purissima, perché tutto ciò che è santo dà fastidio a chi non vive nella santità, è ovvio che quindi si bestemmia contro la più grande delle sante, contro la più pura. Anche il demonio, quando negli esorcismi, ecco, viene fuori, se la prende soprattutto contro la Madonna, e le sue sono le vere bestemmie, quelle che qualche volta, Franceschi, ho ascoltato, davvero mi hanno proprio fatto piangere, perché erano dette con la cattiveria più totale contro la nostra bellissima Madre Celeste. Ancora ci saluta Mari Giulia con un grande abbraccio. E poi, ecco, Suor Gina dice appunto che il nome di Dio va... questo comandamento al positivo significa anche nominarlo con rispetto, lodarlo e amarlo con tutto il cuore. Penso che davvero sia proprio così. Trasformare in positivo significa essere nel nome di Dio, essere nella grazia di Dio, essere in Dio. E allora, 380 24 18 311 i vostri sms che, come sempre puntuali, arrivano qui a Vangelo Giovane, e anche al telefono potete chiamarci allo 0882 41 83 80, come ha fatto la nostra amica, ci dice la regia. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, lei è? Io sono Urani. Urani, eccola qui. Sì, la, è una po'... Urani da Brescia. Da nome strane, che sono straniera. Ah, sì, sì. Da dove ci chiami? Brescia. Ah, scusami, di dove sei, perdonami. Io sono albanese. Albanese. 12 anni fa mi è successa una disgrazia. Mio figlio è morto, ma... un incidente. Nel questo momento che lui è stato vivo per 10 giorni, ma sempre prima mi parlava: mamma, prima di tutto tu volere Dio, dopo a me. Credeva tanto nel Dio, amava tanto prima Dio e dopo altre cose. Essere amato con Dio non vuol dire che usare le parole belli, vestito belle, ma sentirsi dentro di te amato e amare. Certo. Sempre non si può, anche io quella, io l'ho perduto mio figlio, ma a volte penso solo a quelle parole che lui mi diceva, mi sento un po'
più leggera, che sempre pensieri più brutti diventano. Grazie. Anche quando lui era nel letto, stava male, mi diceva: mamma, quando chiudi io le occhi, mi sembra che ballo. Lui di là, di questa vita, vedeva una vita più bella, più, non lo so. Per questo penso che lui è nelle buone mani, nelle mani di Dio. E nessuno non può usare e vestirsi Dio come un vincitore. Dio è grande, è per tutti, e bisogna essere credenti, non usare il nome di Dio per vincere qualcosa. Il nome di Dio si usa per aiutare gli altri, per sentirsi meglio dentro. E questo è il mio pensiero, per questo sono intervenuto in questa emissione. Grazie, grazie. Grazie. Non può essere andare in una chiesa e dici che io credo nel Dio. Può essere stare anche nella casa, nella strada, qualsiasi posto. Può essere Dio c'è con te quando tu lo pensi dentro di te. Grazie. Grazie Urani, grazie. Bene, sì, effettivamente, ecco, un genitore che perde un figlio avrebbe, diciamo, non li avrebbe, però facciamo conto che potrebbe avere un motivo, ma relativo, perché sarebbe proprio il caso contrario, per bestemmiare. Ma anche in questo caso, ecco, la dimostrazione che chi è in Dio, anche di fronte all'avversità più grande, non usa male del nome di Dio. E c'è un uso sbagliato del nome di Dio anche quando si sottomette spiritualmente una persona. Nel nome di Dio, sottomettere spiritualmente è un abuso del nome di Dio. È una vera e propria bestemmia. Ci sono alcuni guru spirituali, a volte nascosti anche tra le file, diciamo, della Chiesa cattolica, che tengono sotto le grinfie spirituali persone deboli. Anche quello è un uso sbagliato del nome di Dio. Nel nome di Dio Gesù diceva: alzati e cammina. Nel nome di Dio Gesù guariva, nel nome di Dio Gesù consolava. Altro che, quindi. Io ho sentito, ecco, questo lo voglio dire a scanso di equivoci, ho sentito dire di persone che vanno da certi santoni spirituali e quei santoni vedono o il demonio dappertutto o appunto usano della loro spiritualità, o anche peggio sarebbe se usassero del loro ordine sacro, della loro vita consacrata religiosa, per incutere sempre dei timori e sottoporre le persone alla loro energia. Ecco, facciamo attenzione quando sentite di questi santoni, che spesso vanno anche in giro per santuari, che sono guaritori, eccetera, allontanatevi, perché stanno abusando del nome di Dio, sono dei grandissimi peccatori, tra l'altro peccatori della peggio specie, perché non riconoscono il proprio peccato e quindi ovviamente continuano a farlo pensando che Dio è con loro. Dio non è mai con chi pecca, soprattutto con chi non riconosce il peccato. Dio è sempre con gli umili, è sempre con le persone più bisognose. E così ancora voglio dire anche questo, quindi anche il fanatismo in nome di Dio è, possiamo dire, condannato da questo stesso comandamento. Quindi ogni volta che usiamo questo nome di Dio per modo fanatico. E poi ancora ce lo ricordava anche Enzo Bianchi, l'aveva sottolineato anche l'amico qui Francesco Alpino su Facebook, anche la politica in nome di Dio è una politica che non ha nulla a che fare con Dio. La politica è nel nome dell'uomo, del bene comune, e ovviamente l'uomo e il bene comune hanno un grande riferimento a Dio. Tra l'altro io ti do il tempo di leggere i messaggi sul tuo computer, gli sms che continuano ad arrivare, 380 24 18 311, oppure per intervenire con noi in diretta 0882 41 83 80. Potete continuare a inviare i vostri sms anche dopo la nostra diretta, oppure postare su Facebook come ha fatto Carmela. Sì. Il messaggio di Carmela hai letto? Sì, l'avevo letto e volevo dare anche, ecco, a Carmela innanzitutto un saluto, perché a quanto pare è una persona che, insomma, ci scrive abbastanza spesso. Tra l'altro alcuni, ecco, voglio aprire una parentesi, hanno preso anche l'abitudine buona qualche volta di scrivere anche in privato per qualcosa di più importante, che potete allora farlo. Nazareno Galullo @gmail.com possono allora scriverti.
Carmela parla dei giovani, evidentemente. Mi viene mal di pancia a leggere certi commenti proprio qui su Facebook. Sì, esatto, cioè c'è una bestemmia che passa attraverso un uso sconsiderato anche dei mezzi di comunicazione. Tra l'altro, giusto per nota di servizio, qualche settimana fa abbiamo subito un attacco sulla nostra pagina Facebook di Vangelo Giovane, proprio in relazione a dei ragazzini 17enni, 18enni che hanno cominciato a scrivere sulla nostra bacheca di tutto, dato che sulla bacheca si può scrivere quello che si vuole. Poi abbiamo cercato di instaurare un certo dialogo, ma poi non ci siamo riusciti, abbiamo dovuto bannare i ragazzi, perché purtroppo nessun problema, erano della mia parrocchia, evidentemente c'è qualcuno che a cui dà fastidio, forse il mio apostolato, certo, perché, ecco, ma è così, è normale, ma scusate, ma Gesù, ecco, a un certo punto, lo leggevo proprio qua, Gesù si trova a un certo punto di fronte a delle persone che hanno proprio il maligno dentro, e questi demoni dicono allontanati da noi, noi sappiamo chi tu sei, lui dice nel nome nel nome suo, ecco, gli ordina di andare via, quindi qualche volta si dà fastidio, insomma, anche con... ma non è un problema, perché la vera bestemmia poi alla fine è non onorare soprattutto Dio, ma anche Dio che è nelle persone, nel senso che se noi pensiamo a San Giovanni che dice come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi, quindi in un certo qual modo amare il prossimo, amare anche il nemico, anche questo è un modo per onorare Dio, perché quindi non esiste una giustificazione alla bestemmia e non è un problema, come chiede Marco, a livello di pensiero, no, pensieri o parole è relativo, qui il problema è lo stile della propria della propria vita. Certo che se ti viene un pensiero negativo su Dio e non lo esprimi a parole, già ti sei salvato a metà, però è vero anche che pure i pensieri vanno diretti, perché la mente poi si nutre, viene farcita da tutte le situazioni anche che oggi riceviamo come se fossimo a casa dalla TV, dai mezzi di comunicazione, quindi noi siamo come appunto un dolce farcito di tutte le creme possibili, per cui poi alla fine i nostri pensieri sono scondizionati. Ci saluta Lara da Brescia, certo Lara, che il Signore veramente ti sia sempre accanto. Ancora c'è una signora di 46 anni che dice che nei momenti di rabbia nomina il nome di Dio in vano, si prende cura della suocera e poi si pente e piange. Mi sento sola, me la prendo con lui, mi rendo conto di sbagliare verso di lui, è grande, immensamente buono. Beh, la risposta se l'è data da sola. Ricordati che assistere un anziano, per quanto sia noioso, come si può dire, rompiscatole, non lo so, usiamo il termine più adatto possibile, però è anche un servizio fatto al Dio, tra virgolette, nascosto negli ammalati. E gli ammalati non sempre si fanno amare, e soprattutto gli anziani poi hanno quella caratteristica particolare di tornare a essere i bambini più capricciosi dei piccoli, e per cui è davvero difficile, qualche volta può sfuggire l'ira, può sfuggire lo sconforto, la rabbia, che in quei momenti là affidati a Maria. Sono Mara di Rovigo, credo che la bestemmia è un'offesa a Dio, ma è anche un'offesa per il cuore di ogni uomo, perché siamo sue creature. Mara, davvero condivido questo pensiero, ho detto prima che offendere anche una creatura in fondo è offendere l'immagine di Dio, perché anche Dio guarda noi e vede la nostra identità e vede se il nostro volto si conforma più a Dio o più al mondo, al peccato, e quindi anche Dio soffre quando la nostra immagine è deturpata. Ebbene, 380 24 18 311, oggi un tema molto sentito, Don Nazareno, lo constatiamo dai vostri messaggi, dai vostri post, anche dalle telefonate. Abbiamo una telefonata, ci dice la regia, pronto? Pronto? Sì, pronto. Dunque, io chiamo da Rimini. Sì, Giovanna, leggiamo. Giovanna, sì. Io volevo chiedere, sono emozionata, chiedo scusa. Non ti preoccupare. Volevo chiedere, che ho avuto la mamma che è morta un anno e mezzo fa. L'ictus, è stata in un istituto perché in casa non la potevamo tenere logisticamente e ne ha cambiato più di un di istituto, e molte volte mi sono chiesta, io sono credente, rispetto gli altri, non porto l'odio con nessuna persona, niente, però qualche volta mi sono rivolta a Dio e gli dicevo Dio, perché tutto questo? Perché? Perché è proprio così? Dico, perché è successo tutto questo? Perché? E poi sono stata parecchio tempo senza andare, mi sono dimenticata di chiedere questo, a dire questo alla signorina,
senza andare a messa, perché c'era come qualcuno che mi tratteneva, non lo so. E mi sono chiesto molte volte, Dio, Dio, perché hai permesso tutto questo a mia mamma? Perché? Non Va so bene, però Giovanna, così. Giovanna, ascolta, questo sì. Non è una bestemmia, ricordati che anche Gesù dalla croce dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? E con questa frase vengono smontate tutte le false idee di bestemmia che ci vengono pure messe in testa dal maligno, perché nel momento in cui uno è disperato e chiede a Dio l'aiuto, ecco, sta Gesù l'ha fatto anche dalla croce, quindi in quei momenti là Dio ascolta anche la preghiera disperata. E se, carissimi amici, oltre a Giovanna, andiamo a leggere i Salmi, leggeremo tante preghiere disperate. Quindi attenzione a non confondere questi momenti di imprecazione, di invocazione, diciamo, dura, ecco, invocazione dura di Dio con la bestemmia, che insomma è un'altra cosa. E giustamente come la nostra amica Giovanna, che ha sofferto tanto per questa assistenza della mamma, si chiedeva il perché, ecco, il perché, questa richiesta di perché continua, non è sempre, non ha sempre delle risposte, l'avremo un domani, quando comprenderemo appieno il valore della nostra vita e anche il valore della sofferenza. Don Nazareno, abbiamo meno di 2 minuti, gli sms continuano ad arrivare. Sì, io ho dovuto fare una sintesi. 311, chiedo scusa a chi mi dice leggi il messaggio per intero, perché ho fatto solo ho fatto delle sintesi. Ovviamente nelle sintesi si può omettere qualcosa, noi abbiamo pochissimo tempo. Se riusciamo li pubblichiamo quest'oggi i messaggi sulla nostra bacheca di Ci dobbiamo gioco. Provare, davvero il tempo è scarso, non abbiamo un sistema ancora che ci permetta di farlo integrato. Se tutti avessero internet sarebbe la miglior cosa, ma non possiamo in questo senso. Però al di là di questo, ecco, lasciamoci con questa idea che innanzitutto, ecco, Dio è grande, che Dio è il nostro Signore. Quando noi diciamo che Dio è il Signore, ecco, l'abbiamo messo al posto giusto. L'abbiamo messo al posto giusto per ricordare il primo comandamento e useremo bene della sua identità, ci faremo un'identità molto chiara. Ricordiamoci che Gesù dice chi vede me vede il Padre. Qualche volta abbiamo l'idea di un Dio che è un occhio in un triangolo, qualche altra volta abbiamo l'idea di un Dio che è un barbuto, qualche altra volta abbiamo l'idea di un Dio che è una cellula, che è una monade, che è una abbiamo delle idee di Dio certe volte che sono proprio contrarie a quello che ci ha insegnato Gesù. Dio è soprattutto amore e il volto di Dio, se Dio ha un volto, e quindi come volto non significa soltanto la faccia, ma se Dio ha un'immagine, l'immagine è quella di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Grazie Don Nazareno, sms che giungono e che continuano ad arrivare, risponderemo anche la prossima volta e continueremo con questo nostro cammino. Grazie, di giorno in giorno torna domani, ma Vangelo Giovane torna la settimana prossima, giovedì, Don Nazareno, che sarà in Terra Santa. Sì, lo diremo poi, lo scriveremo su Vangelo Giovane. Dai, ci vedremo da lì, va bene. Ciao.